Il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, nell'ambito della conferenza dell'operazione Isola Felice condotta dai carabinieri dell'Aquila, ripropone l'utilizzo del sistema operativo CRASI, sistema operativo che incrocia i dati della prefettura e degli enti locali per una trasparenza nell'impiego di ditte edili nella ricostruzione. Esiste un modello L'Aquila anche in questo. Esiste il modello CRASI, CRASI è un acronimo che sta per Centro Ricerche Analisi per lo Sviluppo Investigativo. Lo presentammo alcuni mesi fa qui all'Aquila con Fausto Cardella ed è il sistema informatico che consente, incrociando i dati raccolti intorno alla ricostruzione attraverso le varie fonti che riguardano la ricostruzione, cioè dai decreti di urgenza fino a tutte le informazioni che possono essere raccolte dalle prefetture, presso le prefetture e presso gli enti locali, incrociare questi dati con la base dati del sistema informatico della Direzione Nazionale Antimafia consente di verificare appunto possibili, come dire, collegamenti fra i soggetti imprenditoriali che tendono, aspirano, concorrono a entrare nell'attività di ricostruzione e le organizzazioni mafiose. E quindi consente di prevenire la infiltrazione delle organizzazioni mafiose fin dal momento che io considero critico da questo punto di vista. È il momento degli affidamenti dei lavori di somma urgenza, perché lì è il momento più rischioso. Quando si tratta di rimuovere le macerie, di smaltire le macerie in condizioni di legalità e nel rispetto della legge. Quando si tratta di eseguire opere di puntellamento degli edifici pubblici e privati che ne hanno necessità, quando si tratta di portare la manodopera, quindi l'attività di intermediazione di manodopera, e abbiamo visto, ricordo, la non lontana indagine svolta brillantemente dalla Procura distrettuale dell'Aquila, che colpì l'organizzazione del clan dei Casalesi, che intermediava illegalmente manodopera nella ricostruzione privata qui, diciamo, nel territorio dell'Aquila. Ecco, quando si tratta di fare tutto questo bisogna porre la massima attenzione e vedere a chi si affidano i lavori. Il sistema CRASI, che io ovviamente abbiamo immediatamente messo a disposizione come modello anche delle procure distrettuali di Roma per quanto riguarda le attività della procura di Rieti e di Ancona per quanto riguarda l'attività della procura di Ascoli Piceno, il sistema CRASI potrà servire, potrà essere estremamente utile per prevenire, per accertare eventuali collegamenti tra le organizzazioni criminali e le imprese che concorrono o che intendono concorrere agli appalti della ricostruzione e, diciamo, le organizzazioni criminali stesse.